Sono ormai anni che quel Pequeño e Fedez sono in conflitto e i due non sembrerebbero mai aver chiarito definitivamente. Recentemente quel Pequeño è stato ospite a RTL 102.5 per un'intervista e un discorso che ha fatto si è praticamente rivolto in maniera indiretta a Fedez. Non lo ha nominato esplicitamente, ma come vedete dal discorso parla palesemente di lui. E Fedez, che dovrà fare a breve un intervento su S Magazine con Antonio Di Chele, ha risposto a questa frecciatina andandoci pesante anche lui. In questo filmato inedito, che una persona che era presente lì mentre registravano, dato che il video non è ancora uscito e questo qui infatti è un inedito, ha ripreso questa porzione in cui Fedez risponde a Gue. Non aggiungo altro, quindi ma vi lascio i filmati. Fatemi sapere poi con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio. Tu per esempio hai detto infatti anche, per esempio, la nascita di tua figlia, di non aver apposta, insomma, pubblicato niente, no? Per esempio sui social, su quello, cioè mettere la foto del neonato, eccetera. Ma sì, io credo che cioè non è che è deprecabile, nel senso che ognuno fa il suo mestiere, no? Sai, cioè io non sono un influencer. Certo. E quindi io posto tante cose anche stupide, sì, però cioè mettere un neonato, no, beh, certo. Non lo so. Se lo facessi di mestiere, magari, cioè se avessi sai, una famiglia canonica, no? Con una compagna, con la bambina, con la casa, che e magari tenterei, o se facessi quello, se pubblicizzassi dei prodotti, se facessi quello, ma facendo musica, cioè cerco di fare musica più che posso. Ma di più, ragazzi, streamate tantissimo compulsivamente che vincete l'omino di Gue vestito da Gesù Cristo. Però non è così, non è corretto. Non è chi streama di più vince l'omino di Gue. No, no, corretto. Vai. Con Spotify l'operazione che ha fatto Island era i follow.